Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Sono qui dal vivo nello YAB Seminar dedicato al performance marketing a Milano e chi ho avuto il piacere di incontrare, ma niente po' di meno che la nostra principale finanziatrice, colei che per prima ha sposato il progetto di crowdfunding di Strategia Digitale. Sto parlando naturalmente di Roberta Andreoni. Ciao Roberta. Ciao a tutti. Finalmente questa figura misteriosa esce allo scoperto. Abbiamo la possibilità di conoscerti, mi fa moltissimo piacere perché le persone che come te conoscono e apprezzano Strategia Digitale hanno la possibilità in qualche modo di essere rappresentati da quella che è la tua esperienza. Allora, prima di tutto raccontami chi sei e che cosa fai nella vita. Nasco come creativa grafica, per anni ho lavorato nell'ambiente della televisione come grafica. Da un paio d'anni mi sono dedicata al web e sono sempre stata più attratta dai social media perché ritengo che siano il mezzo di comunicazione più valido al momento. E quindi ho studiato tanto web marketing in questi ultimi anni e quindi nei miei percorsi, nelle mie ricerche su internet, senza che nessuno me lo dicesse, sono arrivata ai podcast. Perché potevo ascoltare delle lezioni validissime del nostro Giulio Gaudiano anche guidando la macchina, portando il cane, andando all'IKEA, facendo alla cassa del supermercato. Riuscivo a colmare quei buchi imparando tante cose. Quindi alla fine ho apprezzato di più ascoltare delle lezioni di web marketing che ascoltare la musica alla radio, perché ritengo che per esempio il podcast sia il mezzo migliore per arrivare alle persone. Mi fai sorridere perché pure io quando lo ascolto e sto alla cassa del supermercato sono sempre combattuto tra finire la frase e mettere in pausa. Ma qual è stato il primo podcast che hai scoperto e attraverso quale canale ascolti i podcast? Li ascolti attraverso iTunes o utilizzi un'altra applicazione? Diciamo che il percorso è stato, ovviamente non sono arrivata subito lì perché non lo conoscevo. Io ho anche una certa età, intendo, nel senso che lo dico, 49 anni, però non avevo, diciamo, una dimestichezza con i mezzi tecnologici all'inizio, solo da poco Telegram, per esempio, perché me l'hai suggerito tu. Perciò io sono arrivata al podcast attraverso la visione di video su YouTube e poi anche citazioni tue. Ascoltate il podcast e ho detto: cos'è il podcast? Allora sono arrivata lì attraverso questo percorso, quindi internet, navigazione, Google, ricerche di video di argomenti, poi YouTube e poi podcast. E da lì non mi sono più schiodata, nel senso che io la mattina la prima cosa che controllo sul cellulare è se arriva da Telegram a un tuo segnale, una tua notifica che hai pubblicato qualcosa, perché per me è importante, come aver bisogno di bere, di mangiare, io devo sapere anche che cosa sono le ultime cose buone che arrivano nel web, perché io mi alimento di questo. Beh, visto che sei partita proprio dal mondo del video, secondo te quali sono le differenze tra gli stessi contenuti veicolati attraverso il video e veicolati attraverso il podcast? Ripeto, il podcast sono contenuti puri che ti arrivano nell'orecchio e nel cervello e però nel frattempo puoi fare altre cose, mentre il video devi proprio fermarti e guardare, quindi diciamo che il podcast ti permette anche di fare altre cose. Io posso portare il cane e nel frattempo però imparare, quindi controllo un po' il cane ma intanto imparo. Questo è importante, per questo è più importante secondo me il podcast rispetto al video se uno vuole imparare qualcosa. Ok, quindi per i contenuti formativi sì, tu lo vedi molto assolutamente, molto adatto. Assolutamente, non c'è paragone. E ora come ti capita di ascoltare i podcast? Utilizzi l'applicazione di Spreaker? Spreaker, ok. Spreaker è proprio a manetta, sì, perché ritengo che sia il modo più veloce, più facile, più comodo, anche per chi lo fa peraltro, perché ho sentito anche proprio stamattina l'ultima tua puntata e devo dire che è anche facile, se uno vuole creare un podcast lo fa velocissimamente. Oltretutto in questo momento, ora diciamolo a beneficio di chi ci ascolta solamente, che non può immaginare la situazione nella quale siamo in una grandissima stanza qui nell'edificio che ospita lo YAB Seminar.
e abbiamo sostanzialmente un microfono attaccato a un computer dove sta girando Spreaker Studio, che è proprio lo strumento attraverso il quale stiamo registrando. Quindi è proprio una citazione in diretta. In qualsiasi contesto Spreaker ti permette al volo di registrare contenuti professionali. Assolutamente. Andiamo un pochino più avanti, parliamo di come il podcast ti ha aiutato, se ti ha aiutato nella tua vita professionale. ACP mi ha aiutato tantissimo, perché comunque viene a conoscenza non solo, vabbè, di quegli argomenti che sono legati proprio alla tua materia preferita, può essere ok, io voglio approfondire il web marketing, ma ci sono anche altri podcast che ti accendono delle lampadine, per esempio il podcast sui sognatori. Sognatori svegli di Angelo Ricci. Esatto, per me è stata un'illuminazione pazzesca e l'ho seguito sempre tramite te durante il festival del podcasting, che è appunto finito da poco, e quindi vieni a conoscenza anche di altri mondi, di altre cose che comunque ti arricchiscono, perché nel lavoro tu devi essere ricco, completo, non solo in quello che è la tua specializzazione, ma devi conoscere anche altre cose. E quel podcast in particolare mi ha fatto capire che se veramente inseguite le vostre passioni, i vostri sogni, potete, con dedizione vi ci dedicate, potete arrivare anche quasi a realizzarli, non dico tuttissimi, però la maggior parte sì. Quello è un esempio, perché ci sono persone reali che raccontano la loro storia, ma comunque anche tanto altro. Per esempio il coaching, viene a conoscenza di come si gestiscono dei team, perché ci sono degli altri podcast che ti spiegano come si gestiscono le persone, le squadre, ma tante altre cose, tanti argomenti che servono comunque nel lavoro, la professione, anche se tu hai una cosa specifica. C'è un podcast tra quelli che hai ascoltato e hai scoperto che non ti è piaciuto, che non ti è piaciuto molto, e perché? Non posso risponderti, non so cosa risponderti, perché a me mi sono piaciuti tutti, perché quindi c'è una freschezza, è proprio il podcast in sé come prodotto, che è talmente valido e fresco, e chi c'è dietro mette la passione, poi è libero, non hai un editore sopra che ti dice cosa devi dire, cosa non devi dire, è assolutamente libero e quindi puoi dire ciò che vuoi, e questa cosa secondo me è fantastica. Questo credo sia un fenomeno poi di tutti i canali nuovi o relativamente nuovi come il podcast. Se pensiamo al primo YouTube, la qualità dei contenuti era molto alta per un verso o per l'altro, nel senso che c'erano contenuti visivamente scarsi ma capaci di comunicare emozioni in maniera estremamente efficace. Credo che anche il podcast viva questo fenomeno per ora, poi chissà, nel breve periodo potrebbe vedere una crescita come quella che sta vedendo, che porta magari un calo della qualità, l'entrata anche di player che non sono di così grande valore, però anche io mediamente tutti i podcast che ascolto sono di ottimo livello. Da ascoltatore, perché intorno al podcast c'è tutta una diatriba, nel senso che chi viene dalla radio tradizionale molte volte critica il modo in cui i podcast vengono fatti, dice sono troppo lunghi, non intervallati da suoni separatori o effetti speciali. Dall'altra parte vediamo dei podcast invece che hanno decine, centinaia di migliaia di ascoltatori che tutti i giorni li ascoltano e che quindi funzionano. Dal punto di vista di un ascoltatore, quali sono secondo te gli elementi estetici, gli elementi strutturali che un podcast deve avere per essere piacevole da ascoltare? Secondo me il fatto che comunque non ci siano interruzioni, adesso magari lo sto dicendo in un contesto che non dovrei stare zitta, non ci sono interruzioni pubblicitarie, non ci sono quelle che tra virgolette si chiamano marchette così esagerate, così, ma il fatto che si racconti un contenuto puro, a volte anche senza neanche un lettino musicale sotto, cioè la pura voce, perché tu stai dando del valore, della sostanza, questo piace alla gente, quindi piace, quindi ovviamente uno si sente anche una puntata lunghissima, perché stai dando del valore vero, che nasce da una persona che ha fatto un prodotto podcast perché è appassionato di quell'argomento, e quindi non ti dà fuffa, ti dà proprio contenuto sempre nuovo. Questo è un punto credo fondamentale, cioè molti ascoltatori che iniziano a entrare nel mondo del podcast, quando sentono, avvertono che dietro c'è un interesse commerciale, che sia la pubblicità o che sia il pubblico redazionale audio, la citazione, cominciano a diffidare e ad apprezzare di meno i contenuti. Ed è proprio per questo
che abbiamo pensato di avviare un'iniziativa di crowdfunding, della quale tu sei stata però assolutamente protagonista, perché sei stata la prima persona a finanziare, a entrare nella schiera dei grandi finanziatori. Abbiamo pensato di fare questo perché? Perché da una parte gli sponsor ci sono, arrivano, chiedono di fare pubblicità ai loro prodotti. Dall'altra parte la purezza del contenuto, la purezza delle scelte editoriali non può scendere a compromessi con interessi commerciali. Ci è capitato degli sponsor che chiedevano: no, questa cosa non la potreste dire in quell'altra maniera. Allora, questo secondo me assolutamente va a creare un danno per chi ascolta. Raccontami cos'è che ha spinto te a far parte come finanziatrice di questo progetto. Cos'è che ti ha fatto dire, quando sei andata su patreon.com/Giulio Gaudiano, voglio anch'io finanziare Strategia Digitale? Sì, prima di tutto voglio dire che quello che io ho ricevuto in quest'ultimo anno da un podcast che è il vostro è stato così tanto di valore che io proprio mi è venuto proprio automatico dire: io voglio ricambiare prima di tutto questo valore che ho ricevuto con proprio un finanziamento. Credo nel futuro dei vostri progetti e poi soprattutto anche il fatto di aver cliccato subito per prima, perché credo molto nel crowdfunding, che è una cosa che adesso in Italia spero cresca, perché mentre all'estero è già bello evoluto come sistema, qua diciamo che ancora non è ben conosciuto. A volte io ne parlo alle persone che mi dicono: cos'è crowdfunding? E invece secondo me è un aiuto sincero e spontaneo di persone che apprezzano il lavoro di altre persone e quindi lo vogliono finanziare, vogliono dare il loro piccolo contributo perché hanno in cambio o avuto o hanno del valore. Allora, visto che tu sei una delle principali finanziatrici e siedi nel nostro virtuale consiglio d'amministrazione, quali sarebbero gli argomenti che nel futuro vorresti ascoltare attraverso Strategia Digitale? Ah, attraverso Strategia Digitale vedo che comunque voi siete sempre sul pezzo, perché date sia tutto ciò che riguarda, diciamo, il mondo sia dei libri, delle pubblicazioni, ma anche delle passioni delle persone. Forse, ecco, qualche passione che ancora non si conosce, di qualcosa che non conosciamo. Però devo dire che voi siete abbastanza sul pezzo, quindi non mi aspetto che già da voi sceglierete degli argomenti nuovi, perché verranno, perché voi seguite i tempi, le evoluzioni e soprattutto prendete quello che è già all'estero è evoluto e quindi lo portate qua in Italia, che secondo me il plus valore vostro è anche questo, oltre ad essere chiari, dare valore, ma portate innovazione, portate quello che è valido fuori, lo portate in Italia e lo diffondete. Questo diciamo che è il plus valore, per cui io vi ascolto volentieri. E ora un consiglio, diciamo, da tecnica, da professionista, visto che tu lavori nel campo del video, lavori in questa agenzia iLink Media qui a Milano che si occupa di video marketing. Allora, sul fronte del video, quali sono secondo te i trend interessanti da tenere d'occhio per poterne magari parlare anche in Strategia Digitale? Per esempio, nel video l'autenticità che viene fuori attraverso il video, che non viene fuori secondo me tipo con altri mezzi, che può essere la fotografia, così il video proprio viene fuori l'autenticità, e l'autenticità è quello che la gente vuole, quindi questo è il primo trend. Poi il fatto che arrivi sui mobile, che quindi c'è un grande uso ora del mezzo video, è il mezzo in assoluto che attrae di più soprattutto i giovani, quindi noi dobbiamo sempre spiare quello che fanno i nostri figli, i ragazzi, i giovani, perché quelle sono le tendenze del futuro. E i giovani fanno molto uso dei video, sia musicali ma anche di divertimento. Vedi su YouTube tutti gli YouTuber che hanno il loro pubblico giovane, no? E quindi io osservo sempre quello che fa mia figlia di 13 anni, perché penso che sia quello che mi trascina dove devo io andare. E quindi il video è secondo me il mezzo migliore, che arriva sul mobile, che ce n'è un uso continuo e frequente. Poi un video a scadenza breve, quindi bisogna farne tanti. Quindi dobbiamo diventare bravi a farne tanti, farli bene, veloci, essere dei professionisti e però mantenere l'autenticità. È curioso come proprio tu, che sei una professionista del video, invece di concentrarti sugli aspetti tecnici, quello a cui vai l'emozione sono gli aspetti legati al linguaggio. Io pure credo ci sia tantissimo da approfondire su questo tema, perché ormai che la creazione di un video è più o meno alla portata di tutti a vari livelli, quello che conta è il linguaggio, è il contenuto che c'è dentro questo video. Assolutamente sì. Roberta, io ti ringrazio tantissimo per aver raccontato la tua esperienza. Dico a tutti coloro che ci ascoltano che se come te vogliono
far parte di Strategia Digitale e supportare questo progetto possono andare su umediaweb.com/finanzia. Lì su questa pagina c'è patreon.com, il servizio che utilizziamo per raccogliere i fund delle persone che scelgono di supportarlo. Quindi si può partecipare a Strategia Digitale. Io ringrazio te per questa chiacchierata, ringrazio Sara Veltri. Grazie. Che è coautrice del programma, che sta qui insieme a noi. Grazie, nella sala Sara. E anche Costanza Mineo, il nostro fonico, e radiospeaker.it per il sound design. Grazie mille e alla prossima. Grazie. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.